cosa entusiasmante nello sci è che lo sciatore è allo stesso tempo macchina e pilota. Quindi lui deve preoccuparsi di essere una macchina con una meccanica che veramente sia funzionale deve preoccuparsi che i comandi arrivino alle parti meccaniche e deve ovviamente saper essere pilota, quindi sapere quello che va a fare, quello che vuole e che deve fare, gli ordini da dare alla sua macchina. Proprio in questa ottica è molto importante partire dalla meccanica e assicurarci che la meccanica del nostro mezzo, che non è lo sci ma è il nostro corpo, sia perfetta e sia libera in tutti i movimenti che sono poi necessari nel gesto tecnico. Abbiamo detto meccanica, allora preoccupiamoci di capire com'è la struttura dello sciatore. Due linee verticali, l'asse che unisce le anche e l'asse che unisce le spalle. Questi sono gli elementi principali. Pensiamo a un'auto. Quando un'auto gira verso sinistra, gli ammortizzatori di destra ricevono tutto il carico, mentre gli ammortizzatori di sinistra sono allungati e rilassati. Come si cambia curva, gli ammortizzatori di sinistra prendono il carico e gli ammortizzatori di destra rimangono rilassati. Se gli ammortizzatori fossero bloccati o da una parte o dall'altra o da tutte e due le parti, chiaramente la macchina avrebbe difficoltà e sbanderebbe. Quindi bisogna che la nostra meccanica, che il nostro corpo possa muoversi in scioltezza ad assumere un assetto di questo tipo nella curva verso sinistra e un assetto di questo tipo nella curva verso destra, che possiamo evidenziare in questo modo. Dove si vede che questa parte che è interna alla curva a sinistra sale e questa parte, che è la parte esterna, riceve tutto il carico, mentre nella curva opposta l'assetto sarà questo. Cioè è importante che nel passaggio da una curva all'altra questi snodi principalmente siano sciolti e non bloccati, perché in curva avremo un'esasperazione di questo assetto, aiutata anche poi dalla flessione avanti e laterale del busto, e ci troveremo nella curva verso destra in questo assetto e nella curva verso sinistra in quest'altro. In pratica il nostro corpo farà, rispetto alla linea di avanzamento degli sci, delle oscillazioni di qua e di là, fidando molto sulla scioltezza di questi snodi, per poter avere un'azione che ci consente di acquisire un equilibrio identico da una parte e dall'altra. Quando una di queste parti, uno di questi snodi è un po' bloccato, sicuramente ci sono dei problemi tecnici. E questo è il primo, assolutamente più importante elemento del nostro assetto e del nostro movimento. Bella questa discesa di Oriano Rigamonte, in cui si vede bene questo cambio di assetto e quindi come il cambio di assetto della meccanica è coordinato con il susseguirsi, l'alternarsi delle curve. Ora andiamo a fermarlo e vediamo evidenziata dalla grafica in questo punto appunto l'assetto della struttura di Oriano, dove l'anca sinistra sale su, è ancora su, e adesso nel momento di inversione, al prossimo passaggio, nel momento di inversione le anche sono
impari e appena passato questo momento già il corpo ha il nuovo assetto, quindi vuol dire che c'è stata una buona coordinazione in concomitanza col cambio da una curva all'altra, anche la meccanica ha accompagnato variando, passando dall'assetto per una curva a quello della curva successiva. Ora si vede bene anche da dietro, qua nella curva destra, cambio, curva sinistra, nuovo assetto, e lo fermiamo, ecco qui evidenziato dalla grafica, nella fase di chiusura curva destra, fase di passaggio e successiva fase di ingresso curva sinistra con il corpo assettato in modo da poter arrivare al punto d'attacco con il massimo equilibrio sul lato destro esterno alla curva, che ci serve per contrastare sul terreno e creare le forze necessarie per deformare lo sci ed essere deviati nella nuova direzione. Questo è Simone Idalin e questo ancora Oriano. Andiamo a rivedere la discesa precedente. È molto importante notare che il tronco è spostato molto all'interno della curva, quindi il corpo è in piega come una moto in piega, e c'è un forte cambio di inclinazione, quindi questo movimento delle anche non va interpretato come un movimento che più se ne fa meglio è, ma come un qualche cosa che si accompagna al movimento principale, che è quello del cambio di inclinazione del corpo, che può essere anche molto ampio. La scioltezza nell'inversione dell'assetto ci consente in neve fresca di entrare con la massima scioltezza in ogni curva e quindi di predisporci nel migliore dei modi alla fase poi di appoggio e di carico sulla neve, che deve essere sempre ben dosato, delicato e in una situazione di assetto che ci consenta il massimo equilibrio.